Ciao a tutti, oggi nuovo video, un video haul dei ultimi acquisti. Innanzitutto ho comprato, se mi devono arrivare, ho comprato dei attrezzi sportivi. Il primo è questo qui, che è un piccolo manubrietto da 1,5 kg, comprato a 5 euro da Tiger. Vi può interessare, questo l'ho preso come base, poi ho preso altri così che mi arriveranno. Poi ho preso scoperta in diretta ammorbidente bebè della Chantecler Verde, con estratto bio di camomilla, ipoallergenico e igienizzante, profumato con l'essenziale, fumo concentrato 31 lavaggi, e anche non testato sugli animali, confezione riciclabile, nickel, mercurio, piombo, cromo, cobalto tested, a 1,48 euro mi sembra. Però ho notato che ha perso un pochino la borsa, fantastico, dove è la borsa? Questo l'ho preso da Ticotà, che poi ho fatto avanti e indietro due volte perché ho comprato, sono uscita, queste penne Bic a 2,38 euro, sono 5. Volantino, le offerte, questo gommaglio corpo intensivo a 7,90 euro della Livrea, perché ho finito quasi finito l'esfoliante con le brosce, ho dovuto comprare questo che meno di 7,90 non si trovano, almeno per la mia problematica dell'allergia al nickel, a 0,65 non ricordo, sì, 1,48 euro il morbidente, 7,90 euro l'esfoliante, 5 euro il manubrio, questo qua 0,65 euro, solvente oloso senza acetone, per uno che è per mia mamma, e 1 euro e qualcosa, no, 3 euro e qualcosa, l'acqua essiccata alle rose, tonico rinfrescante, ce l'avevo già, l'ho finito, adesso lo voglio riutilizzare come tonico, perché il tonico non lo uso, però questo è l'unico che riesco a tollerare, perché gli altri sono sempre troppo alcolici per me. E ho preso questo dentifricio Menta Dent-P microgranuli, anticaglie, protetto, antiplacca, smalto forte, sbiancante, alito fresco, pulizia profonda, antibatterico. È un'offerta 1,48 euro, 1,28 euro, non ricordo. Poi c'è una cosa che ho preso, prendo subito, sto sfruttando la luce naturale. Ho spento il ventilatore, ma sto, per non farvi sentire il rumore, non sto grondando. Di qui si vede molto bene che la camera è ridipinta. Si vede anche il mobile nuovo. Da Tigotà abbiamo finito. Da Tiger abbiamo finito. Da Tezenis ho preso due cosine, che sono già scontati, ma i sali non siano ancora iniziati. Ho preso questa giacchina, adesso su questo sto male, però vi assicuro che fa figura, questa giacchettina, questa giacchina con mezze maniche, non è tanto lunga, nera con tutti i fiori, tutte le parti,
questa l'ho pagata 8,45 euro, non si vede, 8,45 euro, mi ha scontata, e la solita fantasia a 11,45 euro, che costava di più. Finalmente ho preso un vestito fiorato lungo, che praticamente è tutto lungo fino alle caviglie, dritto, se lo vedete tutto dritto, non stringe niente, drittissimo fino alle caviglie. L'unica particolarità è questa, che se riesco a farvi vedere, lo scollo è tutto intrecciato, una cosa del genere. Sì, faccio vedere se riesco, così tutto intrecciato, se lo vedete, c'è tutti questi fili che si intrecciano, e lo scollo è così. Questo l'ho pagato 11,45, era scontato, è lunghissimo fino ai piedi finalmente, perché vestiti così lunghi meno di 30 euro non si trovano. Io ho visto questo che era scontato, l'ho preso. Seguitemi anche su 21 Buttons, che sto caricando molti outfit. Io sono Veronica Viola. Difatti, scontato c'era anche il pigiamino, quello con l'ippopotamo che ho quasi sempre scontato. C'erano i miei pantaloni, quelli crop di The Zenith, sempre neri a costine c'era, e c'era anche la tuta a costine scontata, ma io ovviamente ce li ho già. The Zenith finito. Siamo andati da Camomilla perché ci lavora la mia cugina Benedetta. Ciao. Ciao amore. La mia mamma mi ha regalato questi occhiali, che anche la confezione, perché sono della nuova collezione, che la confezione è molto fashion. Sono questi occhiali qui, che a me piacciono tanto, ma dicono che sono troppo grandi. A me non dispiace. Anzi, copre tutte le mie occhiaie. Non so, è tanto che non metto occhiali così grossi. Però mi piacciono. Tipo prendere il sole, coprono tutto. Non è problema. Poi vedete che io ho il contorno occhi molto scavato, quindi questo copre tutto. Non lo so, mi sembra. Questi li ho pagati 10 euro. Ma l'acquisto più bello che ha fatto la mia mano, a 20 euro, sì, perché come accessori ha dei prezzi abbastanza abbordabili. Per l'abbigliamento no. C'è questa qui, questa borsettina carinissima, Never Without My Love Bag Camomilla. È carinissima, tutta con questi cuoricini, nera, molto leggera, due manici ampi. Io adesso quando me l'ho presa sabato, molto altro, è troppo carino, per tutti i giorni va benissimo, io la amo. Infatti, se riuscirò ne comprerò anche un altro, tipo un altro colore, blu. C'è blu in due fantasie, c'è nera così, c'è militare che è molto carina, infatti se la prende mia cugina. Questa l'ha pagata a 20 euro. L'altro acquisto è il regalo fatto a mia mamma, che sarebbe quella, la borsa mare della Yves Rocher con tutte le pochettine. Gli ho regalato anche una bottiglia di vino che la produce l'azienda dove lavora mio cugino, gliel'ho regalata, e gli ho regalato
fatto anche un DIY, un beauty case DIY, non è proprio acquisto. Comunque, seguitemi anche sui social, su Instagram, su Facebook, su 21 Buttons. Io, se riesco, metterò, non dovrebbero esserci tutti i link dei miei social giù nell'info box. Se vi piace qualcosa di miei acquisti, fatemelo sapere, sono molto curiosa. Fatemi sapere se avete trovato qualcosa che potrebbe piacermi, Treccia si sta sfacendo. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!